Nuovo in studio con Patrizio Petrucci, presidente del CESVOT, il Centro Servizi Volontariato Toscana. Ecco, dalle vostre ricerche, la situazione del volontariato in Toscana qual è? Perché la tradizione è assolutamente antica, ma attualmente qual è la No, situazione? il volontariato in Toscana, da tutte le ricerche che facciamo, continua a crescere. Continua a crescere, i numeri Continua a tra l'altro crescere i numeri, sono noi abbiamo oltre migliaia. 3.000 associazioni, 3.200 associazioni, quindi continua a crescere. Il problema è con un po' quello che cercavo di dire prima, crescono tantissime piccolissime associazioni, proprio anche su se, Ecco, questo spesso. perché secondo voi? Perché è più facile organizzarsi, spesso c'è uno spirito di emulazione, nel senso che uno fa Certo. un'attività, non ci si pensa a collegarci a quell'altra, ma si fa ognuno la propria associazione. E quindi come CESVOT stiamo anche cercando di, appunto anche attraverso questi appuntamenti annuali, non solo annuali, di far capire che per fare massa critica e per contare qualcosa, non tanto per fare lobby del volontariato, ma per imporre in questo momento di cambiamento della società i valori della solidarietà e della socialità, abbiamo bisogno di trovare dei progetti unitari. Mi torna a dire uniti possibile, insomma, come posso dire, ripetendo la parola. Cioè bisogna evitare questa frammentazione che è una debolezza per il mondo Ma il settore del volontariato. che è più, diciamo, Prevalente preferito, prevalente, qual o il è? sociale e il sanitario. Sociale e E questo da sanitario. sempre è Ma così. questo perché risponde a un bisogno, come Perché dicevamo prima. risponde a un bisogno che la gente sente, per cui ognuno si mette anche per problemi purtroppo personali, a volte, no? Viene più Familiari, facilmente a viene più facile a contatto con questo contatto. tipo di Poi ci realtà. sono altri, appunto, tutti, protezione civile, beni culturali, c'è di tutto, insomma, portare via troppo tempo. Però quello che c'è, appunto, manca un po' quello invece è avvenuto negli anni 80, manca alcuni punti che dovremmo porre l'attenzione anche in questo momento di trasformazione, siamo verso le elezioni, al mondo Certo. politico, di cosa il mondo del volontariato, ma non tanto il mondo del volontariato vuole, perché non siamo una lobby come, no, insomma, o un'organizzazione come sindacati o Confindustria, ma quello che dalla nostra esperienza dovrebbe essere caratterizzato lo Stato, Ma la qualcuno, ecco società. appunto, noi stiamo come redazione seguendo le varie presentazioni delle liste dei programmi, a parte si parla molto di liste, un po' meno di Sì, programmi. questo Però infatti. la cosa che dicono tutti è questa storia dei giovani. Allora, secondo lei il volontariato come può rappresentare un'opportunità di crescita e forse anche di lavoro per Ma i il giovani? Personale, volontariato tanto è una grossa opportunità di crescita personale. Questo sì. non è, sembra una battuta, ma non è così. Per esempio, c'è stato un momento in cui c'era il servizio civile, quasi tutto il femminile, primo anno personalmente volontario, tutto al femminile. Io ho partecipato a alcune riunioni di analisi, ragazze che era la prima volta che si approcciavano a quel mondo della diversità o della disabilità, erano rimaste colpite e avevano riflettuto posso dire, sulle proprie scelte di vita, quindi è certamente una grande scuola. Poi alcuni si avvicinano, siccome i settori sono tantissimi, anche sulla base della propria vocazione. Questo può voler dire che uno, tra l'altro, può entrare in un lavoro, perché ora il terzo settore, di cui fa parte il volontariato, ma pensa alla cooperazione, all'impresa sociale, offre tanti spazi di lavoro, lo stesse istituzioni, quindi può essere anche un'offerta di lavoro. E poi soprattutto credo che sia una grande palestra anche di formazione politica, perché da tanti giovani che entrano, come è successo alla mia generazione, poi sono entrati in politica a tutti i livelli e quindi dovrebbero portare un'esperienza di base nel mondo della gestione delle istituzioni. Quanto questo si possa mantenere e sia possibile, sarebbe un discorso Certo, più sì, perché appunto difficile. nella sua storia personale c'è anche un lungo periodo di impegno politico, diciamo anche a livelli molto diversi. Lei è stato eletto in Senato nel 96, se non sbaglio, nel Buonasera. 96, nelle file dei DS. Successivamente ha avuto un'esperienza all'interno dell'amministrazione provinciale di Lucca. Ecco, del periodo del Parlamento, del Senato, che cosa ricorda? Una cosa molto bella, una cosa molto brutta. Molto brutta è quella appunto che ti chiedono sempre di schierarti, questa cosa che io non sopporto più ormai da tanti anni. Allora, potrei fare una battuta ma non la No, faccio. lei la sa, Questa è lo rappresentava un schierare. partito. Sì,
Ma il problema non è schierarsi del partito, che è giusto, ma schierarsi all'interno del Ah, questo è un partito, altro discorso, che beh sì. mi sembra continui ancora. Sì, è certo. La Mi sembra chiamerò discussione continuo interna. ancora. L'esperienza parlamentare, se la fai, insomma, seriamente, è un'esperienza importante, perché ti fa capire che le tue aspirazioni, le tue idealità si devono confrontare continuamente con altri che la pensano esattamente l'opposto di te, e devi trovare una mediazione interesse non mortificando le tue idee, ma tenendo conto di quello che sono i rapporti di forza in realtà. E questa è stata una scuola, credo, molto, molto importante. Poi anche al Senato ho continuato a seguire il volontariato, perché io per il gruppo PDS a quel tempo ero responsabile di tutti i progetti di legge che riguardavano il volontariato. Ho sempre seguito in tutte le mie vicende la costante del volontariato, non è mai venuta a mancare, perché è quello che poi ti rendeva, come posso dire, agganciato alla realtà. Perché quando sei in quei luoghi lì, disarticolarsi dalla realtà è facilissimo. Perché? Perché vivi in un mondo in cui hai come interlocutori sempre le stesse persone, con le stesse problematiche. Se non vivi il territorio, non Certo. torni sul territorio. E per esempio, ora io non voglio fare polemica, ma penso che questo sistema elettorale che ho criticato sia infatti un fatto negativo rispetto all'esperienza mia. Io quando fui eletto le prime volte avevamo un confronto con i candidati del territorio, era il territorio che Sì, decideva. perché in Ora invece quel sei nella periodo lista. c'era le elezioni erano con un sistema diverso, maggioritario, si metteva la croce accanto al nome, Al tra l'altro nome, lei vinse a sorpresa sì, la prima volta battendo Pera. Marcello Pera, che a quel tempo era il numero due di Forza Era già Italia, Marcello Pera, insomma, sì. era già Marcello Pera, E sì, la seconda quindi... volta ho corso il rischio di vincere, nonostante che non avessi l'apporto di alcune forze politiche Certo. importanti, perché avevano Le piaceva fatto. però la competizione. Certo, questo mi piaceva, sì, perché però era un confronto di idee, ecco, voglio dire, quello che avverto ora è che il confronto di idee è più sfumato, è a grandi Più che livelli. altro credo che quando un cittadino mette il suo voto, la sua preferenza su un nome, poi la persona che è stata votata ne deve rendere più conto di Io quello che credo, fa, insomma, non c'è alternativa. Adesso non si sa bene no, che si anche perché tu vota, non sei più sì. obbligato, non hai più un collegio. Io Certo. credo, insomma, la mia esperienza è stata quella di aver girato in lungo e largo il mio collegio, che era, insomma, mezza provincia di Lucca, proprio perché era giusto, perché era quel territorio che mi aveva scelto per quelle idee. E io ho sempre Certo. cercato di mantenere un territorio. Invece questa cosa di essere così disarticolati, poi non hai un territorio così vasto come l'avevamo a quel tempo, vieni votato nella lista, secondo me è un po' più Senta, in questa delicato. fase di grande riassetto a tutti i livelli, perché comunque sia la fine dell'era berlusconiana, che piaccia o non piaccia, è durata 20 anni, ha segnato in maniera pesantissima comunque nel corso della storia italiana. Ecco, lei come la vede adesso la situazione? Secondo lei il Ma PD sta facendo quello che deve no, a me sembra effettivamente che, insomma, stia fare? tenendo, insomma, come posso dire, Pianerotta. la barra dritta, perché, insomma, le tensioni sono tante. Quello, ecco, come dicevo, appunto, delle riflessioni, mi sembra che un po' si cominci a valutare un po' la riflessione di cosa sarà la città domani. Io sono Ma un sempre governo convinto. come quello Monti, il volontariato ha avuto il tempo di prenderlo in No, non ha avuto il tempo, no, non è stato considerazione? assolutamente. Ma mi sembra che Fornero venne all'Aquila, alla Conferenza Nazionale del Volontariato, e lo disse anche: il nostro obiettivo era un altro, era il risanamento pubblico, non ci abbiamo avuto tempo, senza grandi Certo. infringimenti. Ma quello che io sento, lo dico ancora un po' perché la società sta cambiando, basta guardarci un po' da dietro, no? Gli studi che vengono fatti rapidamente. Ecco, mi sembra che la politica ricominciasse a guardare un pochino al futuro, e non solamente con lo sguardo indietro a quello, appunto, cos'è stato, Certo. perché è il futuro L'impiegato che dice non un futuro conta. immediato, perché Non qui mi sembra un che futuro, si... non è il domani, è la società come si assesterà. E siccome ogni tanto, partecipando anche a incontri del volontariato, mi trovo a incontri veramente interessanti su quello che potrebbe essere l'organizzazione o le spinte che vengono dal mondo della cosiddetta società civile, io credo che la politica dovrebbe cominciarci a ragionare e fare un percorso analogo. Recentemente c'era un assessore regionale che è venuto appunto a Montecatini, a questa assemblea, e ha detto che difficilmente trova luoghi in cui si discute così in maniera approfondita di quello che accadrà. E poi può essere sbagliato, può Questa è una essere. cosa molto bella, E penso, questo io credo che dovremmo, tutte le perché... forze politiche, per dare una speranza. Si parla tanto dei giovani, ma i Certo. giovani bisogna dargli una speranza. E la speranza è sempre anche un'utopia.
l'utopia è quello di cosa succederà domani. Certo. Siamo uno per cosa lotta. Certo. Io credo certo. che questo, recuperare un po' di utopia, un po' di speranza, un po' di città, poi sarà la realtà che ti condiziona, un po' come successe, lo guardavo ieri, l'elezione di Obama, no? Obama di ora non è l'Obama no. di 4 anni fa, ma insomma, però in una carica... Sicuramente c'è stata una grande, un grande poi, sogno cioè, da realizzare. Però comunque bisogna continuare a far sognare, insomma. Certo. Allora, io le chiedo invece, come presidente del CESVOT, lei ce li ha un paio di obiettivi a breve e medio termine o anche a lungo termine da perseguire? L'obiettivo a lungo termine è quello appunto di favorire, uno dei temi fondamentali, lo sviluppo delle reti tra le associazioni. Questo è la quindi per rafforzare, altrimenti questa città continuerà ad andare, noi continueremo a dimostrare le ingiustizie, a lavorare contro le ingiustizie o appunto le forme di marginalità, ma non conteremo niente sulla base dell'andamento complessivo. Dove si decide davvero. Dove si decide davvero. Invece credo che proprio la crisi, questa crisi che dicevo appunto non è solamente economica, dovrebbe insegnarci e dovrebbe insegnare anche a chi ci deve ascoltare a utilizzare questa nostra esperienza. A livello di governo toscano comunque lei trova ascolto? Sì, noi abbiamo fatto tra l'altro come CESVOT, l'abbiamo fatto già alla fine del mandato Martini, ma anche con Rossi, abbiamo fatto un protocollo in cui possiamo lavorare con tutti gli assessorati, questo ci ha permesso tra l'altro di intraprendere azioni molto importanti insieme alla Regione Toscana su settori determinanti come quello dello Stato sociale. Bene, benissimo, tempo scaduto, quindi dobbiamo salutare il nostro ospite che ringrazio tantissimo, anche se magari torneremo su questo argomento che sicuramente ci dà tanti anche spunti pratici per la vita quotidiana dei toscani. Grazie davvero. Grazie a Patrizio Petrucci, buona serata a tutti.